A Sulmona la cooperativa Omnia Uffici Stampa e Comunicazione ha inaugurato una nuova sede proprio al centro della città, in via Paolina 2, di fronte al complesso monumentale dell'Annunziata. È opportuno segnalare una brillante idea dei colleghi di Omnia, mettere a disposizione i locali per uno spazio riservato all'arte e alla cultura per giovani talenti del territorio. I giovani che hanno delle capacità vogliono mostrare tutta la loro, tutte le loro opere, tutto il loro saper fare, quello che hanno in mente di voler comunicare alle persone. Ecco, il problema più grande era quello di avere uno spazio a disposizione di questi ragazzi per mostrare le cose che hanno fatto e che vogliono far vedere. Le mostre che i locali ospiteranno sono iniziate alla grande con un pittore di tutto rispetto, le cui tele hanno suscitato grande interesse dei numerosi visitatori. Lucio Diodati è l'artista, il quale ha intitolato alla mostra I colori dell'Arlecchino. Ha avvertito questa esigenza di esprimere i suoi pensieri, perché poi la pittura è questo. È stata una cosa che ho sempre fatto. Non ho mai pensato di diventare un pittore. Facevo così perché mi piaceva esprimermi con la pittura. Fino a qualche anno fa che ho avuto l'opportunità di esporre a Roma. Un gallerista importante mi ha dato questa possibilità e da là ho capito che quello che facevo era buono per gli altri. Diciamo come se ho trovato la complicità degli altri in quello che facevo e ero giustificato, ecco, in questo. E poi è diventato, diciamo, un lavoro, un mestiere. Molta allegria e partecipazione, numerosi gli ospiti fra colleghi ed amici. Significativa la presenza dei vertici della giostra cavalleresca di Sulmona. Domenico Taglieri, presidente onorario, e Maurizio Antonini, commissario reggente. Il fatto che ci siano persone che, riferibili all'informazione, si mettono insieme per fare squadra e quindi per assicurare una più costante informazione a tutte le iniziative che facciamo, è un fatto fortemente positivo. Il nostro ufficio stampa, che è all'interno di questa nuova struttura con l'associazione Omnia, quindi spero che avendo una sede in pieno centro, poi di fronte a un palazzo così bellissimo della nostra città, sia ancora un maggior stimolo per noi e per tutti quanti, anche per loro, per far sì che i nostri eventi vengano divulgati il più possibile. Omnia ha iniziato l'attività da qualche anno ed i colleghi che ne fanno parte si sono distinti per precisione ed affidabilità, costituendo una vera e propria agenzia giornalistica a disposizione dell'intera informazione locale. Gli spazi resteranno aperti per la visita della mostra tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, esclusa la domenica.